avviare una campagna politica, di politica sanitaria, che in parte si svolge, noi vogliamo, desideriamo che si svolga nelle aule del Parlamento, ma in parte si svolga anche nelle istanze della società civile. Io non mi diffonderò ovviamente sulla proposta che è stata ampiamente discussa e presentata, però nella sostanza si basa su alcune cose molto semplici. La prima cosa è che noi partiamo da un giudizio negativo che la diffusione dei fondi integrativi e delle polizze assicurative sanitarie ha nei riguardi del servizio sanitario nazionale, nel senso che riteniamo che ne metta in discussione il carattere universalistico, il carattere di equità, di accesso e il carattere di gestione pubblica del diritto alla salute, e riteniamo anche che tutte queste modalità, queste forme di erogazione di assistenza sanitaria siano un incentivo a indurre il consumismo sanitario, prestazioni inappropriate e a favorire una deriva, quella che è stata detta prestazionale, diciamo così, del Servizio Sanitario Nazionale, che c'è già in certi meccanismi che presiedono anche il servizio pubblico, ma che è veramente accentuato. Quindi noi partiamo da un giudizio negativo su questo, e altresì noi riteniamo negativo che le prestazioni sanitarie sostitutive dei livelli essenziali di assistenza, quando acquistate privatamente, siano oggetto di detrazioni fiscali. Noi riteniamo che tutto il capitolo delle detrazioni o deduzioni fiscali legato alla sottoscrizione di fondi sanitari integrativi e alla sottoscrizione di polizze sanitarie sia un meccanismo che depauca il Servizio Sanitario Nazionale e induce disuguaglianza. Quindi l'asse centrale della proposta è, fermo restando tutto un discorso culturale importante su questo aspetto di cui molti relatori si sono diffusi, che noi chiediamo che venga fatta che già nell'ora, nella discussione che si sta facendo ora in questo momento della manovra finanziaria del governo, venga proposta l'abolizione delle esenzioni fiscali per tutte queste forme di acquisto di prestazioni private, sia in forma diretta sia in forma legata alla sottoscrizione di polizze assicurative e di fondi integrativi, che sono anche fondi integrativi contrattuali, cioè che sono inseriti nei contratti di lavoro in categorie importanti. Si è parlato del contratto dei metalmeccanici, è in discussione anche il contratto della funzione pubblica. Quindi questa è la base di partenza, questa è la nostra proposta. Quindi io chiedo a esponenti delle forze che sono qui presenti che cosa pensano di questa proposta, che osservazioni fanno, critiche, più o meno critiche su questa proposta, e se ritengono di appoggiarla in tutto o in parte nella loro azione a livello politico e a livello sindacale. Per i rappresentanti politici io ho fatto una cosa, sono andato a guardare i programmi elettorali delle forze qui rappresentate, cioè Partito Democratico, Potere al Popolo, Movimento 5 Stelle e l'EU, e sono andato a guardare che cosa su questo argomento c'era scritto nei programmi elettorali. Quindi io, nell'interpellare i rappresentanti dei partiti politici, mi permetterò di fare riferimento a quello che i partiti stessi hanno detto nei loro programmi. E me ne sono studiati, non sono lunghi, devo dire in realtà. Allora, la prima domanda che la faccio a Carlo Caroni, ringrazio di essere qui, nella sua veste di segretario della Nava Assumendi. La Nava Assumendi, come sappiamo, come abbiamo già ricordato, in termini di rappresentanza è il sindacato che rappresenta la parte più consistente dei medici dipendenti dal Servizio Sanitario Nazionale. Allora, quindi la domanda che io faccio è quindi legata specificamente dal punto di vista sindacale: qual è la sua opinione sull'inserimento dei contratti con varie modalità della possibilità per i dipendenti di accedere a fondi integrativi,
e che cosa pensa della nostra proposta. Io do a tutti, darò 15 minuti di tempo massimo per il loro intervento e poi ci riserviamo la possibilità di intervento e dibattito da parte del pubblico che riguarderanno non solo quello che viene detto oggi pomeriggio, ma quello che è stato detto stamattina. Prego, Palermo. Grazie, innanzitutto per l'invito che permette di esplicitare la nostra posizione. Noi non siamo contrari ai fondi integrativi, perché siano realmente integrati. Il problema che oggi abbiamo appunto è che questi fondi sono nominalmente integrativi, in realtà agiscono come fondi sostitutivi. E contro questa deriva noi ci siamo già espressi chiaramente, perché nella nostra comunicazione e preparazione dello sciopero, che ha avuto un grandissimo successo, abbiamo anche indicato dove intervenire per poter allargare il finanziamento del sistema sanitario, del servizio sanitario nazionale. E appunto tra i tre elementi essenziali che abbiamo indicato vi sono il ripensamento globale della defiscalizzazione, delle detrazioni riguardo a fondi integrativi, mutue, assicurazioni. Non mi dilungo sulle caratteristiche distorsive di questi processi, perché è già stato ampiamente illustrato. Ma oltre a questo abbiamo indicato anche la possibilità di arrivare a una tassazione di scopo per quanto riguarda il fumo e per quanto riguarda il gioco d'azzardo. Perché attraverso questi elementi messi insieme noi possiamo arrivare a quel miliardo e mezzo in più che necessita al nostro Servizio Sanitario Nazionale per garantire vecchi e nuovi LEA e per garantire anche un contratto dignitoso agli operatori, perché è una cosa che io non posso accettare, l'ho dichiarata più volte, che trovo addirittura vergognoso, e che venga messo in competizione attualmente il diritto alla cura dei pazienti in termini di accesso alle nuove terapie, alla terapia oncologica, alle nuove tecnologie, va bene, con il diritto ad avere un contratto dignitoso per coloro che quelle cure devono erogare. È inaccettabile. E in questa contesa tra regioni e MEF noi non vogliamo nemmeno entrarci, perché noi consideriamo, perché lo prevede la legge, il nostro contratto già finanziato, perché esiste una precisa disposizione legislativa, l'articolo 48 del 165, che obbliga le regioni a mettere alle serie le partite economiche necessarie per soddisfare il contratto. Però, voglio dire, alcuni aspetti, ma per cui la mia risposta è già chiara, se ho avuto una comunicazione in questi termini, quindi ho già allargato nella mia parte professionale questo tipo di discorso, su cui io sono totalmente d'accordo e considero questo uno dei punti su cui far leva per svoltare all'interno del Servizio Sanitario Nazionale. Un aspetto voglio ricordare, forse non è stato richiamato fino in fondo, delle condizioni di vantaggio che grazie alle mutue, ai fondi sostitutivi, alle assicurazioni, gode la sanità privata accreditata, non convenzionata. Già dal punto di vista organizzativo, va bene, hanno delle strutture che non devono rispondere per esempio all'emergenza urgenza. Noi abbiamo con i dati recentissime nelle strutture private accreditate il DEA presenta soltanto nel 2,8%, il pronto soccorso nel 6,3%, il pronto soccorso pediatrico nello 0,39%, una terapia intensiva solo nel 10%. Vi è una selezione fortissima della casistica. Agiscono solo esclusivamente sul programmato, sul non acuto, e in più godono di un vantaggio che deriva dalla defiscalizzazione. È qualcosa di impari,
forse bisognerà ripensare profondamente i criteri di accreditamento sotto questo punto di vista. I processi che sono stati delineati per uscire dalla crisi del Servizio Sanitario Nazionale, appunto, sono stamani, sono certamente processi da lunga marcia, per così dire. Noi abbiamo bisogno invece di ora, attualmente, immediatamente, rapidamente, di interventi che siano specifici, particolari, che riescano in qualche modo a invertire il senso, la deriva attuale, che è una deriva che io ho definito verso una sanità duale, in ultima analisi, no? Una sanità definanziata, povera in professionalità, mi spiego perché, povera in tecnologie, residuale, che è il nostro sistema sanitario nazionale, una sanità invece destinata a ricca in finanziamenti, ricca in professionalità, destinata a chi può permettersi di pagare tutte le assicurative che vanno nell'ordine delle migliaia di euro all'anno. Le famiglie, per singole famiglie di quattro persone, si poteva anche immaginare delle tutele e dei premi assicurativi che arrivano a 20.000 euro l'anno. Immaginate, se guardate la situazione degli Stati Uniti, voi capite qual è immediatamente la prospettiva. Ma quello che mi preoccupa soprattutto, è stato già in parte detto, è la crisi dei professionisti all'interno del sistema sanitario nazionale. I numeri, io li studio dal 2010-2011, i primi studi sono stati pubblicati sulla Sole 24 Ore della Sanità. Se qualcuno avesse dato un'occhiata a quel tipo di analisi che noi abbiamo fatto, pensate, 8 anni fa, non avremmo certamente le condizioni di crisi che attualmente viviamo. Sta arrivando la gomma pensionistica dei medici del sistema sanitario nazionale, dei dirigenti sanitari, dei veterinari, che sono stati assunti attorno alla formazione del Servizio Sanitario Nazionale, e già senza andare a parlare della quota 100, già con la legge Fornero, sappiate che nei prossimi 5 anni andranno via circa 40.000 professionisti, che è un numero enorme. È impossibile che il Servizio Sanitario Nazionale possa reggere l'attuale qualità, che nonostante tutto riesce a esprimere, se non si pone mano a alla questione dei professionisti che devono essere assunti nel sistema nazionale. Già ora abbiamo un deficit del 10% di dotazione organica, si chiede medici, dirigenti sanitari, infermieri, eccetera. Per cui dal 2009 al 2019 abbiamo circa 60.000 unità di personale che mancano. Poi ci spieghiamo da che cosa nascono le liste d'attesa. È lì il problema. Le liste d'attesa richiedono orario di lavoro, se non c'è orario di lavoro, ovvero disponibile, la tendenza a concentrarsi sulle attività di urgenza, in particolare quelle che non possono essere certamente rimandate, le guardie, turni festivi, tutto quello che riparte. Se la prospettiva è quella di uscita di ulteriori 40.000, voi capite che si va verso il tanto. Abbiamo 5 anni per salvare il sistema, abbiamo bisogno quindi di finanziamenti adeguati. Abbiamo bisogno di una riforma della formazione post laurea che ha dimostrato nell'attuale organizzazione tutti i suoi limiti, l'incapacità assoluta di far fronte con una seria programmazione alle necessità del sistema. Si è andato verso derive più autoreferenziali, che le necessità del Servizio Sanitario Nazionale bisogna cambiare totalmente registro, riportare forse in capo al Ministero della Salute la programmazione della formazione dei professionisti, portare la formazione dei professionisti all'interno del sistema ospedaliero, quindi specializzarsi lavorando
uscire dalla logica di formazione dell'eterno studente andando verso una logica di formazione lavoro, in modo da permettere da subito, questo l'ho fatto subito, quell'osmosi fra vecchie professionisti, anzi tra professionisti anziani e professionisti di giovani, da a trasferire, permettere il trasferimento di cultura professionale, di capacità tecniche, e probabilmente anche i fenomeni di uscita dal sistema saranno così rapidi che non potremo certamente garantire nel futuro la stessa qualità a cui siamo abituati. Leggevo in questi giorni proprio il confronto tra, sono i dati OCSE, tra finanziamento del nostro sistema. Noi spendiamo il 30% in meno di quello che spende la Francia, l'85%. La Germania spende l'85% in più, se normalizziamo per capacità di acquisto. Quindi siamo, dice, nella parte, se facciamo le medie tra i vari paesi europei, noi siamo sempre nella parte inferiore, siamo di sotto della media OCSE. Se voi andate a vedere gli esiti del sistema, noi siamo sempre la parte più alta. Abbiamo delle performance eccezionali in termini di esiti delle CUR, delle FAR, dello STROP, nella cura dei tumori, e abbiamo anche un grado di appropriatezza veramente elevato sulle patologie tipo l'ipertensione, la insufficienza respiratoria cronica o il diabete. Non abbiamo tassi di ricovero così alti. Questo sistema così efficiente rischia di essere messo in crisi e abbiamo bisogno di interventi pronto uso. La lunga marcia va bene, la capisco, però io sono sindacalista e guardo alle situazioni incombenti, e sulle situazioni incombenti cerco di trovare soluzioni. Una soluzione è quella voi proposta sulla interruzione dei vantaggi fiscali, almeno per quanto riguarda i fondi che sono in realtà sostenibili.